Accadde che nel 1224, 2 anni prima della sua morte, che il santo desiderò allontanarsi e si ritirò sul monte della Verna per vivere una quaresima in onore di San Michele Arcangelo. Qui Francesco era intento a meditare come fosse possibile potersi unire ancora più intimamente col Cristo crocifisso. Il giorno dell'esaltazione della Santa Croce, il Signore, avendo ascoltato le preghiere di questo figlio, gli rispose. E Francesco fu fatto degno di ricevere sul proprio corpo i segni visibili della passione di Cristo. Un prodigio mirabile, la figura di un serafino con 6 ali luminose infuocate, discese dal cielo e giunse vicino all'uomo di Dio. Questi riuscì a vedere l'effigie di un uomo crocifisso che aveva mani e piedi stesi e confitti sulla croce. In seguito si potevano scorgere sul corpo del poverello non i fori dei chiodi, ma i chiodi stessi formati di carne di colore del ferro al centro delle mani e dei piedi, mentre il costato era imporporato dal sangue. Preghiamo insieme. Signore Gesù Cristo, che hai concesso a San Francesco di partecipare in modo speciale alla tua passione attraverso le sacre stimmate, concedi anche a me di portare con amore la mia croce quotidiana e di trovare in essa la via per la santità. Per intercessione di San Francesco, aiutami a vivere con umiltà e gioia, seguendo il tuo esempio. Amen. Il Signore ti benedica.